Buonasera, buonasera a tutti. Poiché l'Accademia di Medicina quest'anno, nell'ambito della tornazione delle tre accademie, è toccato in sorte l'organizzazione della riunione che in tempi normali si sarebbe svolta nella nostra sede di Via Po 18. Considerando la situazione, abbiamo ritenuto, d'altra parte è ovvio che finisse così, di farla in modo virtuale e quindi io a nome dei due colleghi e amici presidenti, professor Massimo Mori ed Enrico Gennaro, che mi hanno delegato a questo, porto i saluti di tutte e tre le accademie e sperando che, come dire, questa riunione sul cambiamento climatico, che abbiamo concordato con tre relatori, uno per ciascuno nominato di ciascuna delle tre accademie che hanno organizzato l'evento, sia di vostro interesse. Io vi presento i relatori, anzi vi ripresento magari man mano che li introduciamo, e quindi parlerà per prima la professoressa Elisa Palazzi, che è ricercatrice dell'Istituto di Scienze della Biosfera e del Clima presso il CNR, ed è docente di fisica del clima all'Università di Torino. Dottoressa, prego, ha 20-25 minuti e poi io direi le domande, se sta d'accordo, le facciamo tutti insieme e le domande le avrete sul sistema, sul video per DR o qualcosa del genere, sarà, ci spiegheremo. Prego, dottoressa. Grazie. Allora, mi accingo a condividere il mio schermo e spero si veda. Mi date tutti. Se ci sono cose che non vedete o c'è qualche problema, fatemi pure un cenno. Allora, grazie mille dell'invito. Sono contenta di aprire questo incontro e di studiare i cambiamenti climatici sia in senso globale, ma anche guardando in particolare delle regioni che stanno mostrando una risposta amplificata all'aumento di temperatura e sono le nostre montagne. E le studio perché si tratta di ambienti particolarmente sensibili al cambiamento climatico, ma dove gli effetti del cambiamento climatico non restano confinati nelle regioni di montagna, ma chiaramente si propagano a noi, che sfruttiamo, utilizziamo e beneficiamo dei servizi che le montagne ci offrono, primo fra tutti l'acqua, ma non solo, anche l'aria pura, la protezione e tutta una serie di altri servizi, compresi ad esempio quelli ricreativi. Allora, visto che è anche il primo dei tre incontri, delle tre relazioni, ho deciso di fare una piccola parte iniziale che ci dà una panoramica più globale. Anche perché questa ci aiuta poi a capire la specificità invece degli ambienti di alta quota. Allora, noi parliamo di riscaldamento globale, appunto, e questo aggettivo non è casuale, è forse la prima volta in diversi millenni che davvero la Terra sta attraversando un riscaldamento che interessa il 98% della superficie terrestre. In qualche modo questa mappa che vi mostro ce lo dice già molto chiaramente. Che cos'è prima di tutto? Sono le anomalie cosiddette di temperatura, cioè di quanto la temperatura di un preciso anno, in questo caso vi mostro il 2016, si sposta da una temperatura presa di riferimento, in questo caso quella del trentennio 1951-1980, cioè sto confrontando la temperatura del 2016 rispetto a una climatologia, rispetto a quello che mi sarei aspettato. Ecco, allora i colori gialli e rossi indicano deviazioni positive, cioè temperature dell'anno 2016 maggiori rispetto a questo mio riferimento, colori azzurri o blu negative. Chiaramente il 2016 è stato un anno caldo, più caldo di quello che mi sarei aspettato. Vedremo poi di quanto. Però voi mi potreste dire, beh, può essere che sia un anno del tutto particolare, proprio una cosa un po' particolare, un po' specifica, un'anomalia davvero climatica, che non indica una tendenza a lungo termine. Ecco invece quello che vi mostro qua. Vi fa vedere quanto in effetti il 2016 effettivamente è stato un anno un po' speciale perché è stato l'anno più caldo dal 1880. Cioè da quando noi misuriamo in maniera sistematica e omogenea su tutto il globo la temperatura, cioè quella variabile che ci può far capire se la Terra abbia o meno la febbre. Però non è un anno isolato, appartiene a tutto un insieme di anni
in particolare quelli dal 1980 in poi, che hanno mostrato anomalie positive di temperatura rispetto a questo nostro riferimento. E poi in realtà, se voi immaginaste di tracciare una linea che parte dal 1880 e arriva fino al 2019, anno in cui si conclude questa serie temporale, vedreste che questa linea ha una pendenza positiva, cioè che sale, a indicare proprio che in media su tutto il globo la temperatura sulla Terra è aumentata dal 1850, diciamo ad oggi, di circa un grado centigrado. Ricordiamocelo, mettiamo un asterisco a questo grado centigrado in più, perché so che la maggior parte delle persone potrebbe pensare o percepirlo come qualche cosa di molto piccolo e di insignificante, ma insignificante non è, in un sistema complesso come il clima, dove aumenti anche di questo tipo possono innescare una serie di trasformazioni in tante componenti del sistema climatico, tale da fare poi arrivare a un effetto finale macroscopico. Per completare il quadro, qui vi mostro la classifica degli anni più caldi dal 1880 ad oggi e vedete, come vi anticipavo, che il 2016 è in testa, seguito dal 2019, secondo anno più caldo, il 2015, poi c'è stato il 2017 e il 2018. Stiamo aspettando di vedere dove si piazzerà il 2020, potrebbe probabilmente occupare la seconda posizione, ancora non si sa, l'anno non è ancora finito. Ma quello che è interessante vedere è che tutti gli anni più caldi, fondamentalmente dal 1880 ad oggi, sono quelli con il 2 davanti, sono quelli dal 2001 in avanti. In questa classifica manca solo il 2000 di anni con il 2 davanti, sostituito dal 1998, che è stato un anno pure particolarmente caldo. Benissimo. Queste insieme di linee mostrano fondamentalmente quello che avete già visto prima con quegli istogrammi colorati. Si tratta sempre di serie temporali, di anomalie di temperatura su tutto il globo, in media su tutto il globo. Si tratta di 6 linee diverse che ho aggiunto alla narrazione di prima per farvi vedere quanto in effetti i dati di cui noi stiamo parlando adesso, che testimoniano l'aumento di temperatura di cui vi ho raccontato, siano robusti. Queste sono analisi fatte da 6 enti di ricerca diversi che indipendentemente hanno analizzato i dati di temperatura presi su tutto il globo, su tutta la superficie terrestre. E vedete che soprattutto dalla metà del secolo scorso ad oggi queste linee sono praticamente tutte sovrapposte tra loro. Si tratta di dati che hanno una grandissima robustezza. E un altro motivo per cui vi faccio vedere questo grafico è che abbiamo detto che siamo in un regime di riscaldamento globale, ma questo non significa che ogni anno è più caldo di quello che lo ha preceduto. Vedete che mentre questa tendenza a lungo termine è positiva, la linea immaginaria che vi ho suggerito di tracciare prima, la linea fa anche, o le linee in questo caso, fanno su e giù, cioè esiste una variabilità tra un anno e l'altro, che chiamiamo proprio variabilità interannuale, che fa parte della dinamica interna e naturale del clima e che non è in contrapposizione con un regime di riscaldamento globale. Per questo non ci dobbiamo stupire se possiamo avere un anno più freddo di quello che lo ha preceduto o di quello che lo seguirà. Questo è normale, questo fa parte anche di un regime di riscaldamento globale, ok? Come non ci dobbiamo stupire se abbiamo una stagione come, non so, quella tardo primaverile del 2019, molto fredda, con delle anomalie positive. Facciamo sempre attenzione a distinguere quelli che sono gli eventi che avvengono su scale di tempo brevi o addirittura su scale proprio meteorologiche con il clima. Si tratta di due cose diverse. Il clima si valuta su tanti anni di fila, almeno 30, cioè quelli che ci permettono di avere un'idea di quelle che sono appunto le tendenze a lungo termine. Mi piace indicarvi qui un'altra modalità simpatica ad effetto che un ricercatore, si chiama Ed Hawkins, si è inventato per visualizzare il riscaldamento. Il codice a barre del riscaldamento, o climate stripes, come le ha chiamate forse più correttamente lui. Ogni anno in questa serie temporale è rappresentato da una linea verticale con un colore e il codice di colore è molto simile a quello che vi ho fatto vedere prima nelle mappe colorate e è appunto l'anomalia di temperatura di quell'anno rispetto al riferimento, ma è molto d'impatto perché vedete come appunto negli ultimi 100-150 anni il riscaldamento si sia tutto accumulato negli ultimi 40 o 50 anni, cioè significa che il mondo si è scaldato ma che dalla metà del secolo scorso lo ha fatto correndo molto più in fretta. Così abbiamo delineato un'altra caratteristica del riscaldamento globale attuale, non solo che è globale appunto,
e lo abbiamo visto dalle mappe che vi ho fatto, dalla mappa che vi ho fatto vedere all'inizio del 2016, quasi tutta gialla o rossa, e dalla sua rapidità. Cioè, noi stiamo vivendo in un periodo in cui il riscaldamento ha corso davvero in fretta e la sua rapidità è stata quantificata essere senza precedenti negli ultimi millenni almeno della storia della Terra. Questo è molto importante perché si tratta entrambe di impronte digitali abbastanza sicure di quella che è anche la causa che ha generato questi cambiamenti, su cui poi arriveremo. Giusto per darvi un'idea, o per fornirvi un raffronto di quello che è successo negli ultimi 2000 anni, vi faccio vedere ancora il codice a barre del riscaldamento ricostruito per gli ultimi 2000 anni, per il periodo precedente a quello che vi ho mostrato prima, ci si affida non a misure dirette della temperatura, ma a misure di temperatura indirette ricavate da archivi naturali, come possono essere anelli di alberi, carote di ghiaccio, carote di sedimento marino, pollini fossili, eccetera. Vedete bene che non esiste un altro periodo negli ultimi 2000 anni, nemmeno quelli che noi conosciamo essere stati altri periodi caldi della storia della Terra, come ad esempio il periodo medievale caldo, in cui esista un concentrato così intenso e così rapido di riscaldamento. Lo vediamo anche nella linea sopra, che rappresenta le anomalie di temperatura, di nuovo, globali, da però degli ultimi 2000 anni. Di nuovo si tratta di una serie temporale che in alcuni casi denota periodi di riscaldamento, ma che non mostra negli ultimi 2000 anni periodi di crescita di temperatura altrettanto rapidi quanto quello dell'ultimo secolo, che è evidenziato da quella linea che sale quasi verticalmente sulla destra della figura in alto. Questa figura è stata chiamata hockey stick, cioè mazza da hockey, da chi l'ha per primo, diciamo, non dico inventata, ma graficata, con dei dati chiaramente, che è Michael Mann. Quindi questa mazza da hockey ci ricorda di nuovo la rapidità dell'impennata del riscaldamento dell'ultimo secolo, secolo e mezzo. A cosa sia dovuto questo riscaldamento è pure qualche cosa su cui la scienza del clima non ha alcun dubbio. Quindi, come riscaldamento incontrovertibile ed è un dato certo, lo è anche la sua attribuzione, tant'è che vede concordi il 99% sostanzialmente degli scienziati, o meglio dei loro lavori, che documentano appunto quale possa essere la causa di questo aumento di temperatura. La causa è il fatto che dalla rivoluzione industriale in avanti, ma di nuovo con una forte accelerata dalla metà del secolo scorso ad oggi, abbiamo assistito a un aumento nella concentrazione di alcuni gas serra in atmosfera. Gas serra già presenti naturalmente, come l'anidride carbonica, il metano, l'ossido nitroso, che uniti al vapore acqueo costituiscono quei gas serra che hanno reso possibile sulla Terra l'effetto serra naturale positivo, quindi qualcosa che ci ha permesso di avere un pianeta con una temperatura ottima per garantire la vita, pur oscillando tra estremi anche molto intensi, sia caldi sia freddi, ma quello che abbiamo visto nell'ultimo periodo è un aumento, un'impennata di nuovo nella concentrazione di questi gas. Solo per fare un esempio, dal 1750 circa ad oggi la CO2 è aumentata di quasi il 50%, raggiungendo oggi valori superiori alle 410 parti per milione, che se si va indietro nella linea del tempo della storia della Terra ritroviamo circa 2 milioni e mezzo, 3 milioni di anni fa, ai tempi dell'Australopithecus. Quindi noi siamo i primi del genere Homo a respirare un'atmosfera con tali concentrazioni di CO2. Da dove derivano queste concentrazioni? Lo vediamo tra un attimo, ma mi preme solo fare una piccola differenziazione, perché a volte si tende a confondere la concentrazione di questi gas nell'aria, che è quella che ha amplificato l'effetto serra naturale, tant'è che a volte si usa chiamarlo effetto serra antropico, con le nostre emissioni di questi gas in atmosfera. Le emissioni sono una cosa diversa dalle concentrazioni. Le concentrazioni possiamo pensarle come al livello di acqua in quella vasca, mentre le emissioni sono il rubinetto aperto che immette continuamente acqua in quella vasca. Se non ci fossero perdite in quella vasca, il livello del mare, dell'acqua, ovvero la concentrazione di gas serra in aria, in questo caso mettiamo di CO2, aumenterebbe al tal punto da farlo sbordare, chiaramente. Invece esistono degli assorbitori che assorbono appunto un po' di quella CO2, di quei gas serra che noi immettiamo in atmosfera. Naturalmente esistono, per fortuna, sono le foreste che assorbono circa il 30% delle nostre emissioni e gli oceani, 23-25%. Questo però significa che mentre una metà circa delle nostre emissioni è assorbita da questi assorbitori naturali, un'altra metà resta in atmosfera e ha contribuito quindi a riscaldarla e ad amplificare l'effetto serra. Da dove
vengono queste nostre emissioni soprattutto dalla combustione di combustibili fossili, petrolio, gas naturale, carbone, che noi abbiamo estratto dal sottosuolo dove si erano immagazzinati per centinaia di migliaia di anni e li abbiamo estratti in un batter d'occhio per produrre energia, con anche però il risultato di produrre e di emettere in atmosfera questi gas. E poi l'altra grande sorgente di emissioni sono i cambiamenti nell'uso del suolo, inclusa la deforestazione, inclusi allevamenti e agricoltura di un certo tipo, quelli industriali e quelli intensivi o le monoculture. Adesso mi addentro un po' più nell'argomento principale, ma lo faccio dicendo un'altra caratteristica del riscaldamento a cui stiamo assistendo negli ultimi decenni. Oltre alla sua globalità e alla sua rapidità, è anche che non è avvenuto dappertutto nello stesso modo. Ci sono delle regioni che si sono scaldate più di altre e sono regioni che noi definiamo hotspot, cioè punti caldi del clima, non solo perché si siano scaldate effettivamente di più, ma anche da monitorare con più attenzione perché sono quelle in cui gli impatti del cambiamento climatico, possono generare più problemi. Tra queste aree ci sono per esempio l'Artico. Questa figura che sta nel background ci mostra come il riscaldamento in effetti alle alte quote sia più intenso, vedete com'è quel rosso così intenso. Il Mediterraneo, una regione dove noi siamo immersi, che per tante ragioni molto interessanti è uno spot del clima, ma anche le montagne, su cui mi soffermo di più oggi. Le montagne dappertutto. Le montagne rispetto alle due regioni che ho menzionato prima hanno la caratteristica, il che non complica non poco il loro studio, di non essere localizzate in una regione sola del globo, ma di essere a tutte le latitudini. Quindi questo le rende sia, diciamo, tutte uguali per alcune caratteristiche, sia tutte diverse, perché ovviamente ogni regione del globo è caratterizzata da regimi meteoclimatici differenti. Cosa succede se in montagna fa più caldo? Poi vedremo perché in montagna fa più caldo, perché le montagne sono degli hotspot. Ci arriviamo mentre vi racconto le cose. Se in montagna fa più caldo, di effetti sull'ecosistema montano ne osserviamo parecchi, tant'è che le montagne sono sentinelle del clima che cambia, anche perché, anche se noi non misurassimo la temperatura in montagna e capissimo che in effetti la febbre del pianeta è più alta alle alte quote, avremmo talmente tanti indicatori di questo aumento di temperatura che ci basterebbero. Quali sono questi indicatori? La fusione dei ghiacciai, la poca permanenza della neve al suolo, il permafrost che si scongela, la comparsa di laghi glaciali, i cambiamenti nella precipitazione, soprattutto il fatto che abbiamo meno neve e più pioggia rispetto a quanto avvenisse in passato, l'occorrenza di eventi estremi che le montagne estremizzano ancora di più, la biodiversità in declino e tanti problemi nel funzionamento degli ecosistemi. Non possiamo andare attraverso tutte queste cose, ma ne vediamo. Sicuro che il ritiro dei ghiacciai è forse l'indicatore più facilmente percepibile da chiunque dell'aumento di temperatura in montagna e anche quello che ci dà, secondo me, una misura un po' inquietante di quanto questo cambiamento sia stato rapido, perché mai avremmo immaginato nell'arco di una vita di poter vedere una trasformazione così lampante, così evidente nell'ambiente che ci circondava. I ghiacciai sono davvero un esempio in questo senso e ne abbiamo di esempi solo nelle Alpi europee o italiane, ma anche in tutto il mondo, davvero tantissimi. Questo è il Predebar, ghiacciaio del massiccio del Monte Bianco, preso in tre momenti diversi nella stessa, diciamo, visuale. 1897, 2005, 2012, ma ve ne potrei far vedere davvero tanti, ghiacciaio dei Forni, la Fradusta, la Marmolada, anzi forse della Marmolada ho ancora un esempio qua, perché in effetti è considerato oggi, se volete, un po' come un simbolo di quello che sta accadendo sulle Alpi, tant'è che si parla quasi addirittura di raggiungimento per questo ghiacciaio delle Alpi orientali del punto di non ritorno. È un ghiacciaio che è stato studiato di recente moltissimo anche da colleghi del CNR e questo studio ha evidenziato come il ghiacciaio abbia perso talmente tanto volume ed estensione di ghiaccio negli ultimi 10 anni che si pensa, con solide basi però, che se il tasso di perdita di ghiaccio continuasse con lo stesso ritmo, questo ghiacciaio sarebbe destinato a scomparire nell'arco dei prossimi 25-30 anni. Questo di solito accade quando diciamo che un ecosistema ha superato il suo punto di non ritorno, cioè supera quella soglia per cui si innesca un cambiamento che magari è molto lento, ma che è irreversibile. Forse lo avete sentito citare in questi mesi in relazione alla Groenlandia.
di cui un altro studio ha evidenziato il raggiungimento di questo punto di non ritorno. Nel 2019 ci sono stati anche, diciamo, modi simbolo, alcuni eventi che hanno celebrato i funerali di alcuni ghiacciai, sia in Europa sia in Italia, tra cui ad esempio quello della Marmolada o anche il ghiacciaio dell'Istria nel massiccio del Monte Bianco. Un altro ghiacciaio che fotografie alla mano, ma anche dati alla mano, mostra davvero una tendenza di recesso estremamente preoccupante. Dicevo che non c'è solo il ghiaccio che fonde, che rappresenta un problema per noi, e questo è importante dirlo perché qualcosa che deve uscire da questo incontro di oggi è sicuramente che le trasformazioni che avvengono nell'ambiente non è che rimangano confinate lì, appunto, ma si traducono poi in crisi o in problemi che riguardano sicuramente le nostre vite. La montagna è un chiaro esempio di questo perché, pensando solo all'acqua, i ghiacciai forniscono una riserva a lento rilascio di acqua per le regioni di pianura, ma se questi ghiacciai si ritirano, si frammentano e spariscono, è chiaro che quest'acqua non ci sarà più. Stessa cosa vale per la neve, anche se il suo rilascio è più veloce in qualche modo. La neve per noi è la risorsa stagionale di acqua che utilizziamo soprattutto nella stagione secca e calda estiva. Il problema che però ci troviamo di fronte oggi è che la neve comincia a fondere sempre prima. A parte che ce n'è di meno, se ne accumula di meno e permane di meno, e il motivo per cui permane di meno è che a fronte delle nevicate invernali, magari meno copiose di un tempo, il riscaldamento estivo è sempre intenso, ma soprattutto inizia prima. Quindi la neve comincia a fondere già a fine inverno, per esempio, inizio primavera, e rischia di essere già terminata a valle per noi nel momento di massimo fabbisogno, cioè nella calda e secca estate. Se non siamo capaci quindi di tenerla da parte quando c'è, quell'acqua è andata perduta. Non nel senso che svanisca nel nulla, chiaramente, perché comunque fa parte del ciclo idrologico, ma va a finire in dei serbatoi, in dei posti, dove per noi però diventa molto più difficilmente utilizzabile o comunque a caro prezzo. Pensiamo se dovessimo utilizzare l'acqua per scopi potabili o di irrigazione o di produzione di energia dal mare, anziché appunto dai ruscelli, dai fiumi e dalla fusione dei ghiacciai e dei nevai. Altro problema è il permafrost, forse ne avete sentito parlare molto in relazione alle alte latitudini, anziché alle alte altitudini, perché effettivamente è una caratteristica sicuramente dell'ambiente artico, ma esiste anche in montagna e sono le porzioni di suolo perennemente congelato, ce lo dice anche il nome, permafrost. Questo terreno perennemente congelato è qualcosa che però ha un'estrema importanza per la stabilità proprio dei terreni, perché quelle strutture tengono fermo il terreno. Non a caso, quando comincia a scongelarsi, il terreno si sgretola, crolla o diventa molliccio, e questo rappresenta o ha rappresentato, ad esempio, nell'estate calda del 2003, caratterizzata appunto da un'intensissima ondata di calore, problemi di smottamenti, frane e problemi geologici. Per chi di nuovo? Certamente anche per chi poi vive a valle e sente il pericolo di una montagna che frana. Il permafrost poi è importante perché è cosiddetto il gigante dormiente del clima, lo è stato finora, ma in realtà le sue strutture congelate tengono stoccato un sacco di carbonio, che poi però viene liberato sotto forma di CO2 e soprattutto di metano qualora il permafrost si scongelasse. Il metano è un gas serra di 25-28 volte più potente della CO2. Quando va a finire in atmosfera, non fa altro che amplificare ulteriormente l'effetto serra, scongelare ancora di più il permafrost e innescare questo loop, questo ciclo, così chiamato di retroazione positiva, non perché sia una cosa buona, non lo è affatto, ma perché ogni volta che il giro si fa, l'effetto si somma a quello del giro precedente. In montagna esiste un altro di questi feedback, che è uno dei motivi per cui le montagne si sono surriscaldate di più rispetto alla media globale, rispetto a quel grado centigrado in più. Si sono riscaldate di circa il doppio. Il motivo è che i ghiacci e le nevi fondono, quello che vi ho detto prima. Se ghiacci e nevi fondono, non abbiamo più in montagna tante superfici bianche, perché il ghiaccio e la neve sono bianchi, in grado di riflettere la luce del sole. Quindi, cosa succede? Che affiorano superfici scure quando il ghiaccio e la neve fondono, che invece, essendo scure, hanno una maggiore capacità di assorbimento della radiazione solare. Questo assorbimento fa scaldare ancora di più il terreno, fa fondere ancora di più il ghiaccio e la neve rimasti, ed ecco che di nuovo un altro loop, un altro ciclo,
si avvia, che si autoalimenta e che amplifica il riscaldamento. Questo tipo di retroazioni, ne abbiamo vari esempi nel sistema climatico, sono destabilizzanti e amplificano l'effetto iniziale. Quindi è interessante perché capiamo bene che se da un lato la fusione del ghiaccio e della neve sono una conseguenza dell'aumento di temperatura, ne diventano anche una causa. Questa è un'altra caratteristica dei sistemi complessi in senso fisico, cioè quelli in cui causa e effetto si confondono e non esistono relazioni lineari di causa e di effetto, ma appunto circolari. Un altro problema che mi piace citare, ne abbiamo avuto alcuni esempi in Italia, anche se questa è una foto presa dalle montagne himalayane, è la formazione di laghi glaciali, che si formano proprio per la fusione dei ghiacciai, ma che sono instabili, perché i loro argini sono tenuti da arginature proprio che instabili, da morene, e questi argini non sono in grado di tenere l'acqua che si accumula, il cui livello in questi laghi aumenta a causa della fusione dovuta al riscaldamento. Nel 2002 in Italia, per esempio, c'è stato lo svuotamento programmato di un lago nel ghiacciaio del Belvedere, proprio perché a seguito di un caldo molto intenso il livello di questo lago si stava innalzando pericolosamente, tanto da rappresentare un rischio per la valle sottostante, e quindi fu svuotato in anticipo. In Himalaya ci sono circa 5.000 di questi laghi identificati come a rischio esondazione. Altro problema legato all'ambiente montano è che gli eventi estremi in montagna, dicevo, si estremizzano ancora di più. Io qui vi porto due esempi che sono legati sempre all'acqua, ma poi ve ne faccio un altro perché forse ci è entrato di più nella memoria e anche un po' nella emotività. Acqua, problema quando ce n'è troppo poca o quando ce n'è troppa tutta insieme. Entrambi facce della medaglia che vediamo concretizzarsi in montagna, perché in montagna abbiamo molti boschi, in montagna, in Italia i boschi sono soprattutto nelle montagne, e quando di acqua ce n'è troppo poca, cioè quando non piove mai o piove poco per lunghi periodi di fila, quando abbiamo cioè delle siccità, i terreni diventano molto secchi, molto privi di umidità, e se qualcosa o qualcuno innesca un incendio, questo incendio si può propagare con più probabilità. Questo è quello che accade, che è accaduto, che sta accadendo un po' in tutto il mondo. Quindi chiaramente rappresenta di nuovo un rischio e un pericolo. Ma di acqua a volte ce n'è troppa tutta insieme, perché le siccità a cui nella regione del Mediterraneo in generale stiamo assistendo sono spesso spezzate da periodi in cui l'acqua si concentra in episodi estremamente intensi. Piove magari in 24 ore la stessa quantità che piove in una certa zona in mezzo anno, come è successo in ottobre in Piemonte e in Liguria. Chiaramente questo può dar luogo a problemi geoidrologici estremamente importanti, a rischi anche per la nostra salute, diretti o indiretti. Ricorderei un altro esempio estremo, che è quello legato ad esempio alle tempeste di vento, perché ricorderemo tutti sicuramente gli schianti di vento della tempesta Vaia che ha devastato le foreste dell'Italia nordorientale nel 2018. L'atmosfera in un regime di riscaldamento globale è più energetica, oltre a contenere più vapore acqueo che deriva dall'evaporazione di un mare, nel nostro caso il Mediterraneo, più caldo. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per far sì che questa energia e questo vapore acqueo, che magari si accumula in breve tempo, venga poi rilasciato in episodi intensi e violenti. Cambio un attimo tipo di argomento, che però di nuovo mi serve per far capire quelli che sono gli indicatori dell'aumento di temperatura in montagna, per parlare di una cosa che è meno visibile ai nostri occhi, ma che c'è e che è altrettanto importante esattamente come quello di cui ho raccontato finora: la biodiversità in declino. Le montagne sono un concentrato di biodiversità, non sono probabilmente, anzi non lo sono, le zone più biodiverse sulla faccia della Terra, le foreste tropicali lo sono decisamente di più, ma anche le montagne sono degli scrigni di biodiversità che si è creata e costruita nel tempo anche per le caratteristiche stesse delle montagne, hanno rappresentato per anni, per millenni anche dei rifugi per le specie che però si sono specializzate a vivere in questi ambienti, diventando e creando degli endemismi. Ecco allora che quando queste specie sono soggette a cambiamenti del clima repentini, come quelli a cui abbiamo assistito, fanno fatica ad adattarsi e ad abituarsi come chiunque. Quindi che cosa fanno le specie montane? Alcune purtroppo si estinguono, è successo, sta succedendo, ad esempio alcune specie di farfalle nelle Alpi francesi, altre cercano di spostarsi, di migrare,
di migrare un po' come fanno le specie che vanno verso nord, in questo caso verso le alte quote. Facendo così cercano di compensare l'aumento di temperatura che loro sentono sulla propria pelle. Anche le alte quote, peraltro, si stanno scaldando, anzi ci sono studi che dimostrano come in alcuni casi le alte quote si siano scaldate anche di più di quelle sotto, quindi questa migrazione a volte non trova poi l'effetto desiderato. Ma inoltre queste migrazioni banalizzano le montagne, no? Perché mischiano le varie specie e fanno perdere la biodiversità. Si spostano sia gli animali sia le piante. Le piante più lentamente hanno un modo diverso di spostarsi. Ma la migrazione delle piante ci fa anche capire quanto complesso e intricato sia il problema dei cambiamenti che stanno avvenendo in montagna, che non sono solo quelli climatici che ho raccontato finora, ma sono anche cambiamenti, sempre di matrice antropica, ambientali legati o di abitudini, legati ad esempio all'abbandono dei pascoli in quota, che ha fatto così recuperare spazio magari a certi tipi di vegetazione. Quindi è tutto molto complesso e il tutto va inquadrato in un problema di cambiamenti globali, che includono quelli climatici, quelli della biodiversità. Adesso vado verso la fine e ti chiedo, le montagne del futuro come saranno? Ovviamente io non mi addentro su questo argomento, magari ne potremo parlare dopo se avrete curiosità. Utilizziamo degli strumenti che si chiamano modelli climatici per fare delle proiezioni future, sia del clima globale, sia del clima in specifiche regioni. È chiaro però che la risposta a questa domanda non può che iniziare così, dipende. Come saranno le montagne in futuro dipende fortissimamente da noi, perché la nostra forzante cosiddetta antropica, cioè la nostra pressione sull'ambiente e sul clima ha determinato i cambiamenti a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni. Quindi, a seconda di quanto noi emetteremo in futuro, possiamo definire un ventaglio di scenari che daranno luogo a un ventaglio di proiezioni future. Le peggiori, però, per le montagne sono quelle che vedranno, per esempio, la sopravvivenza dei ghiacciai solo al di sopra di una certa quota, in particolare dei 3.500 metri. O la sparizione del 90% dei ghiacciai svizzeri se le emissioni continuassero con la tendenza che hanno avuto negli ultimi decenni. E tutta una serie di altre conseguenze negative. Ma po possiamo anche cercare di mitigare questi effetti, chiaramente. Non parliamo oggi, non vi parlo, se non richiesto, di che cosa possiamo fare, ma è chiaro che le azioni per contrastare l'aumento di temperatura sono tante, sono molteplici. Si chiamano mitigazione da un lato, e vuol dire proprio agire sulle cause che hanno generato riscaldamento, e adattamento dall'altro. E l'adattamento ha un risvolto che di solito è molto più locale, perché si adatta proprio alla regione che stiamo considerando. Di tutto questo si è parlato molto in un rapporto, l'ultimo rapporto speciale dell'IPCC sugli oceani e la criosfera in un clima che cambia, ed è la prima volta che l'IPCC, Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici, nei suoi rapporti ha dedicato un capitolo a parte solo alle montagne. Prima le montagne erano inserite nel contesto generale della criosfera, cioè dei ghiacci presenti sulla Terra. In questo caso qua invece c'è un capitolo dedicato allo stato attuale e futuro delle montagne. Un anno prima è uscito questo altro report che cito solo perché così mi permette di dire l'ultima slide che seguirà, che è un rapporto che mostra che cosa cambierebbe a livello globale, ma non solo, se la temperatura a fine secolo aumentasse di 1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale oppure di 2. Facendo già capire che quel mezzo grado di differenza, la differenza la fa, cioè anche solo mezzo grado è significativo per gli impatti che poi noi vediamo su molti ecosistemi e di conseguenza su di noi. Ve lo dico proprio perché quest'ultima figura che vi mostro fa vedere nella banda grigia quelli che sono i range di temperature definite come non superabili nell'accordo di Parigi, 1,5 gradi o 2. Ecco, ci sono degli ecosistemi che se noi arrivassimo a più 2 gradi a fine secolo, sicuramente raggiungerebbero il loro punto di non ritorno. Uno di questi è la barriera corallina, che sta bella immersa entro quel limite di 2 gradi. Con 1,5 gradi in più di riscaldamento, invece, scomparirebbe o si ridurrebbe del 70-90%, come se fosse poco. I ghiacciai alpini, vedete che hanno un rischio medio, indicato da questa colore giallo, di raggiungere il loro punto di non ritorno, appunto, se la temperatura a fine secolo raggiungesse quell'aumento.
Questo grafico mostra tantissime cose e non le descriviamo tutte, ma la linea che vedete sotto, ve la voglio un attimo mostrare, è di nuovo l'andamento della temperatura media sul pianeta da 20.000 anni fa ad oggi, anzi al futuro, addirittura si va al 2000, oltre il 2500. 20.000 anni fa c'è stato il picco dell'ultimo periodo glaciale. Nell'ultimo milione di anni più o meno se ne sono intervallati 8 di periodi glaciali, alternati a periodi interglaciali come quello che stiamo vivendo adesso, che si chiama Olocene, iniziato circa 12.000 anni fa. Quindi vedete che alla fine o nel picco dell'ultimo periodo glaciale, dopo quello la temperatura molto 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 gradualmente ha cominciato a salire. Nell'Olocene si è un po' stabilizzata, anche se ha avuto le sue oscillazioni, e noi di nuovo siamo qua, dove c'è questa righina nera che mostra ancora una volta quanto l'aumento di temperatura di oggi non abbia riscontri nemmeno in tutto l'Olocene, nemmeno negli ultimi 12.000 anni, non solo nei 2.000 che vi ho fatto vedere all'inizio. E le quattro linee colorate sono i possibili aumenti di futuro di temperatura che ci aspettano in futuro, a seconda però delle scelte che noi faremo come società nelle nostre emissioni. Ok, credo di aver finito con questo, vi lascio solo con un slide che mi piace ricordare e un messaggio molto fortemente. Grazie. Grazie a lei, complimenti per la chiarezza espositiva, anche se il quadro che ci ha dipinto francamente è poco confortante, ma speriamo che sia anche uno stimolo per chi di dovere a mettere una pezza a questa evoluzione negativa dell'ambiente. Adesso do la parola al professor. Non ci sono domande, quindi per il momento, se poi qualcuno farà domande, magari risponde dopo. Diamo la parola al professor Paolo Inis, che oltre ad essere un caro amico, è una persona molto conosciuta e lo ringraziamo perché ha trovato il tempo di dedicarsi alla nostra riunione. È professore ordinario di epidemiologia ambientale presso l'Imperial College di Londra, ma è di origine e di nascita torinese, e quindi insomma la nostra gloria all'estero. Prego Paolo, parlare degli effetti sulla salute ovviamente di cambiamento ambientale. Prego. Grazie Giancarlo. Io ho una difficoltà, cioè Cisco non mi consente di condividere lo schermo, per cui ho chiesto alla regia se può mostrare le mie diapositive direttamente. Ecco, grazie. Mario Cascino. Sarò costretto a chiedere di cambiare le diapositive. Perfetto, grazie. Dunque, vedete qui il logo del Grantham Institute, all'Imperial College di Londra c'è un istituto che si occupa specificamente di cambiamento climatico e dei suoi impatti sulla salute con il quale io collaboro. La prossima, per favore. La professoressa Palazzi ha parlato di possibili eventi irreversibili. In realtà, al di là del cambiamento climatico, ci sono diversi settori del pianeta che sono soggetti a trasformazioni rapide che potrebbero divenire irreversibili. Questo è uno schema, credo ormai molto noto, presentato da Rockström dello Stockholm Resilience Center. È una diapositiva di una decina di anni fa che mostra come in 9 aree del pianeta ci troviamo in una situazione, o almeno in alcune di esse, in una situazione di crisi. L'utilizzo dei colori è ovvio, e cioè per poche zone siamo ancora in una situazione relativamente tranquilla, siamo invece in una situazione preoccupante per la perdita di biodiversità, diversità genetica, e per i cicli del fosforo e dell'azoto, l'inquinamento da fosforo e da azoto. Il cambiamento climatico allora, quando l'articolo è stato pubblicato, era in area gialla, ma ci stiamo rapidamente dirigendo verso l'area rossa, dove il rosso indica essenzialmente la possibilità di un non ritorno. La prossima, per favore. È già stata menzionata la biodiversità in riferimento alle montagne, e l'erosione della biodiversità è uno degli argomenti che destano più preoccupazioni per diversi motivi. Vedete come la perdita della ricchezza delle specie sia un fatto ben documentato,
nella parte superiore della diapositiva vedete, oltre che la curva discendente della ricchezza delle specie, anche diverse proiezioni, ancora una volta a seconda di come ci comporteremo, però nessuna di queste proiezioni implica un ritorno alla situazione originaria. Che cosa comporta l'erosione della biodiversità? Non si tratta soltanto di un problema, diciamo così, filosofico o estetico o etico, ma anche molto concreto e materiale, perché la biodiversità ha diversi effetti positivi per il pianeta nel suo complesso e anche per la specie umana. La prossima. Per esempio, ci protegge dalle infezioni zoonotiche. In diversi modi, attraverso il controllo demografico reciproco delle diverse specie, in altre parole, se ci sono molte specie, è diverso che una di esse proliferi al punto da divenire la specie dominante e poter ospitare, divenire un serbatoio di virus, per esempio, poter ospitare microbi patogeni per l'uomo. La presenza di molte specie consente una diluizione dei patogeni e inoltre la diversità genetica all'interno della singola specie ha un effetto di smorzamento, di buffer nei confronti di virus, batteri, parassiti. Nell'ambito della stessa specie la presenza di varianti geniche può significare che alcuni individui saranno suscettibili, ma altri saranno resistenti o addirittura neutralizzeranno i virus. E possiamo pensare ovviamente ai coronavirus, agli allevamenti intensivi di bovini, di suini, di pollame e così via, dove la tendenza alla omogeneità genetica e la selezione genetica può costituire un rischio e creare quei serbatoi che sappiamo esistere di virus e in generale di microbi. Questa è una diapositiva dovuta a Fauci, che ha scritto un articolo su Cell un paio di mesi fa, che mostra le malattie infettive emergenti dal 1981 ad oggi. E come potete vedere sono numerosissime, in rosso sono indicate quelle nuove, quindi realmente emergenti, in blu quelle di ritorno, riemergenti, e in nero quelle deliberatamente emergenti dovute essenzialmente al bioterrorismo. Secondo Fauci, seppure si esprima molto cautamente, assistiamo a un'accelerazione delle epidemie. Negli ultimi anni abbiamo visto SARS, MERS, Ebola e adesso Covid. Diciamo che come scienziato Fauci si esprime con cautela, però è verosimile che ci sia stata un'accelerazione nella comparsa di epidemie e questa avverrà con tutta probabilità in futuro, la prossima. Il termine grande accelerazione è usato in generale dal gruppo di Stoccolma, dello Stockholm Resilience Center, e da quello di Potsdam, Stephen, in diversi articoli, per indicare il fatto che non si è mai vista nella storia dell'umanità una simile accelerazione nel peggioramento di diversi indicatori. Non è soltanto il cambiamento climatico, come ha fatto vedere la professoressa Palazzi, ma anche la perdita di biodiversità, oppure quei cicli di cui ho parlato in precedenza. Questo è uno degli effetti del cambiamento climatico, e mi concentro su questo perché ho partecipato, ho coordinato alcune ricerche, specificamente in Bangladesh, sugli effetti dell'aumento del livello del mare. Questo è appunto l'aumento del livello del mare osservato fino a un certo punto e poi predetto sulla base delle famose stime dell'IPCC. Quindi non c'è dubbio che si assista a un aumento del livello del mare a causa dello scioglimento dell'Artide e dell'Antartide, e le proiezioni concordano nel fatto che questo aumento continuerà e si tratta semplicemente di stabilire di quanto aumenterà, ma che non c'è dubbio sul fatto che aumenterà. La prossima. Le conseguenze dell'aumento del livello del mare sono più gravi per alcuni paesi
che sono in qualche modo vittime del cambiamento climatico. Il Bangladesh è uno di questi paesi. Si noti che le vittime del cambiamento climatico sono spesso paesi che contribuiscono pochissimo a crearlo. Le emissioni pro capite da parte del Bangladesh sono assolutamente marginali confrontate con quelle di tanti altri paesi. Come probabilmente sapete, in termini assoluti le emissioni maggiori vengono dalla Cina. Se vengono invece considerate pro capite, vengono dagli Stati Uniti e da altri paesi, dall'Australia. E qual è l'effetto dell'aumento del cambiamento del livello del mare? In Bangladesh significa, per esempio, l'invasione della terraferma da parte del mare, con un'intrusione da parte dell'acqua salata variabile a seconda delle proiezioni dell'IPCC, ancora una volta, relativamente all'entità dell'aumento. Il Bangladesh è noto per essere affetto periodicamente, da sempre, da alluvioni, però il panorama sta cambiando, nel senso che la frequenza, la gravità delle alluvioni e dei tornadi e così via stanno cambiando. C'è un'alterazione del clima che affligge in particolare alcuni paesi che sono quasi un laboratorio per gli effetti del cambiamento climatico. La diapositiva in basso mostra un effetto paradossale, cioè un paese che è invaso periodicamente dall'acqua a causa delle alluvioni, ma in cui le famiglie devono recarsi magari molto lontano dal villaggio per procurarsi acqua pulita presso le pompe. La prossima. Ecco, la ricerca che noi abbiamo condotto come Imperial College ha riguardato non soltanto l'impatto dell'aumento del livello del mare, ma in generale di diversi fenomeni che concorrono a fare sì che ci sia un'alta proporzione delle persone nell'area costiera che bevono acqua salata. L'acqua che bevono, che utilizzano per cucinare, contiene elevati livelli di cloruro di sodio. Perché aumenta il livello del mare? Perché c'è meno acqua dolce proveniente dai grandi fiumi Brahmaputra, Meghna, Gange, che provengono dall'Himalaya, e questo succede a causa dello scioglimento dei ghiacciai dell'Himalaya. E poi ci sono altri fenomeni collaterali, per esempio l'allevamento di gamberetti che trattiene acqua salata all'interno del territorio costiero, e che ha rimpiazzato la coltivazione del riso, che invece si basava su acqua dolce. Tutto questo porta a una salinizzazione dei fiumi e in generale delle riserve idriche del Bangladesh, e l'effetto principale sulla salute è l'aumento della pressione arteriosa. La prossima. Effettivamente abbiamo condotto diverse ricerche in Bangladesh che abbiamo pubblicato, abbiamo misurato i livelli di cloruro di sodio e di potassio in diverse aree di una zona costiera, e tutto è nato, non mi dilungo sulla storia originaria, ma tutto è nato dal fatto che una mia studentessa di PhD che poi è diventata postdoc e poi è tornata a lavorare in Bangladesh, era originaria del Bangladesh e ha descritto una epidemia di ipertensione nelle donne, in particolare lungo la zona costiera del Bangladesh, nell'area di Khulna. In realtà sono affette da questo problema, diciamo, centinaia di migliaia di persone, perché l'area affetta è molto grande. La prossima. Questo è il primo studio che abbiamo pubblicato ormai molti anni fa, che faceva vedere che ad Akope, il villaggio in cui erano stati descritti i casi di ipertensione da parte della mia collaboratrice, la frequenza di disordini ipertensivi in gravidanza, compresa la preeclampsia, era molto più alta che in villaggi lontani dalla costa. La prossima.
E poi abbiamo condotto studi successivi in cui abbiamo misurato la pressione sistolica e diastolica sia in donne gravide sia in controlli, secondo un disegno caso controllo, sia nella popolazione generale. E abbiamo trovato sempre che chi si riforniva di acqua dalle fonti più ricche più contaminate da cloruro di sodio, aveva una pressione sistolica o diastolica particolarmente alta. Qui ho indicato gli estremi, non ci si deve stupire del fatto che la pressione è in generale piuttosto bassa, ma si tratta di ragazze molto giovani, e per lo più denutrite, quindi non dobbiamo confrontare questi valori con i valori occidentali. E comunque c'è una notevole differenza tra chi utilizzava per esempio l'acqua raccolta dalla pioggia e chi utilizzava invece l'acqua delle pompe tube well, particolarmente ricca di sodio. La prossima. Passo a un altro argomento. Quindi quello che ho illustrato è un esempio di uno degli effetti sulla salute che erano in qualche modo imprevisti, che sono stati identificati un po' per caso, ma naturalmente sarebbe poi emerso in Bangladesh e anche in altre aree, e cioè un aumento della prevalenza di ipertensione a causa dell'aumento del livello del mare. Ci sono altre aree come il delta del Pearl River in Cina, come il delta del Mekong, dove si verificano fenomeni analoghi. L'argomento che tratto adesso e poi concludo riguarda come affrontare il cambiamento climatico, riguarda la politica legata all'accordo di Parigi del 2015, quindi la conferenza delle parti delle Nazioni Unite che si svolse allora, che è stata probabilmente la più importante finora in termini di impegni presi, e la filosofia che venne espressa allora e che in qualche modo accompagna le varie conferenze delle parti a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Io ho partecipato a quella dell'anno scorso a Madrid e sono coinvolto attraverso il Grantham Institute e anche l'ambasciata inglese in Italia nella preparazione di COP26 che sarà a Glasgow a novembre dell'anno prossimo. Che cos'è questa filosofia di co-benefici? Vuol dire che agendo su un certo settore noi possiamo ottenere due, tre diversi benefici che riguardano da un lato la mitigazione del cambiamento climatico e dall'altro un miglioramento della salute umana. È importante questo perché non soltanto diciamo in termini economici si ottengono più benefici con un unico investimento, ma anche perché gli effetti sulla salute sono più facilmente percepiti dalle persone, sono più immediati, a breve termine, compresi dalle persone, mentre invece quando si parla di cambiamento climatico, spesso non si ottiene una grande reazione, nel senso che si proietta il cambiamento climatico al 2100 e viene percepito come un problema di là da venire, non immediato, e che comunque riguarda l'umanità nel suo complesso, mentre il miglioramento della salute può essere qui ed ora. E quindi le politiche dei co-benefici che cominciano a essere attuate, per esempio, dal network di città che si chiama C40, consiste nel migliorare la qualità della vita, se così vogliamo dire. Per esempio attraverso l'abolizione del carbone, questo dovrebbe essere un intervento immediato, oppure la promozione del trasporto attivo, biciclette, piedi, trasporto pubblico e così via, o la riduzione dei consumi di carne, senza con questo predicare una dieta vegetariana, ma la carne contribuisce attraverso le emissioni di metano da parte degli allevamenti, probabilmente per il 13%, qualcosa del genere, al gas serra, e d'altra parte un consumo eccessivo di carne è associato a malattie cardiovascolari e alcuni tipi di tumore.
Quindi in questo consistono i co-benefici. Forse ancora più ovvio è il caso del trasporto attivo, perché le automobili contribuiscono all'inquinamento, sono responsabili di malattie come asma, broncopneumopatie croniche, tumori del polmone, ma d'altra parte il trasporto attivo previene l'obesità, previene il diabete, previene le malattie cardiovascolari e contribuisce anche a ridurre gli incidenti. Quindi ci sono numerosi co-benefici e pertanto il messaggio per i politici è investire in questi settori perché è remunerativo sia sul breve che sul lungo periodo. La prossima. L'ultima parte di diapositive, poi ho finito, riguarda appunto il consumo di carne, che non è in aumento, anzi c'è un lento declino nei paesi sviluppati, nei paesi più ricchi, ma è in forte aumento nei paesi in via di sviluppo. Qui sono inclusi la Cina e l'India, che sono paesi che si stanno molto rapidamente sviluppando, specialmente la Cina. E questo aumento dei consumi di carne a livello globale è preoccupante, proprio per gli impatti complessivi che l'allevamento del bestiame ha. La prossima. All'Imperial College abbiamo sviluppato uno strumento che vi consiglio di guardare sul sito, che si chiama Global Calculator, che consente di stabilire degli scenari. E cioè, a seconda di come noi modifichiamo i nostri comportamenti, può trattarsi del trasporto attivo, può trattarsi delle fonti di energia oppure dei consumi alimentari, è possibile attraverso il calcolatore stabilire quante saranno le emissioni di gas serra e quindi quanto rapidamente ci avvicineremo agli obiettivi stabiliti da Parigi, dall'agreement del 2015. Questo è utile, abbiamo provato a utilizzarlo in vari modi, abbiamo fatto alcuni esperimenti. La prossima. Abbiamo cercato di capire la prossima usando il Global Calculator. Avrei bisogno della prossima diapositiva. Grazie. Quale guadagno di salute si potrebbe avere? Passando per esempio dalla categoria più vegetariana alla categoria più ricca in carne, quindi nei consumi di carne, si avrebbe un aumento del rischio di decesso del 34%. Qui c'è scritto lower hazard, ma in realtà è higher hazard. In ogni caso, c'è una differenza del rischio di morte del 34% tra i consumi più elevati di carne e i consumi meno ricchi di carne. La prossima, e poi siamo andati a vedere l'impatto sulle emissioni di gas serra. Questo è tutto molto provvisorio, diciamo, è un primo test di come funziona il Global Calculator, però grazie a interventi, per esempio sul consumo di carne, è possibile evitare una certa quantità di emissioni di CO2 equivalenti per anno, una quantità non indifferente, diciamo così. Non mi soffermerei sul numero assoluto perché si tratta appunto di primi esperimenti, però Global Calculator può essere usato utilmente per mettere a confronto politiche diverse e scenari diversi. La prossima. Benissimo, questa è l'ultima diapositiva. Per chi è interessato a questa storia della politica dei co-benefici, rimando a un documento dell'Imperial College, quello mostrato in alto, che si trova sul sito dell'Imperial College, è un documento proprio sui co-benefici. E voglio concludere facendo notare che purtroppo le politiche hanno a che fare con priorità divergenti e anche percezioni divergenti da parte della popolazione, perché Strong, quando ha introdotto alcuni deboli tentativi di
contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico ha suscitato una reazione fortissima sotto forma del movimento dei Gilets Jaunes. Sì, è difficile affrontare Covid, perché anche per Covid ci sono delle priorità divergenti o degli obiettivi divergenti. Credo che sarà ancora più difficile farlo per il cambiamento climatico. Grazie. Grazie a te Paolo, anche qui non vedo domande per il momento, quindi passiamo al terzo relatore che è il professor Andrea Schubert, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari dell'Università di Torino, che parlerà ovviamente, come è ovvio, in rappresentanza dell'Accademia dell'Agricoltura. Prego. Va bene, grazie. Allora, intanto voglio ringraziare per l'invito, naturalmente. Fa piacere poter presentare alcune cose in questo consesso. Allora, il titolo della mia presentazione, spero che si veda a questo punto, è l'effetto dei cambiamenti climatici sulle piante coltivate, argomento molto generale, naturalmente, su cui parlerò e cercherò poi di concentrarmi sugli aspetti evidentemente affrontiamo di più a livello di ricerca. Ora, inizio anch'io con una mappa a livello mondiale, anche se non sono io certamente l'esperto di clima, per mostrare come tra le previsioni che vengono fatte a livello planetario, il cambiamento globale preveda anche delle previsioni di modificazione delle precipitazioni. Le modificazioni delle precipitazioni portano a prevedere, a seconda dei diversi modelli, una modificazione del pattern delle precipitazioni nelle varie zone del pianeta, con una riduzione delle precipitazioni mediamente, soprattutto sulle zone, diciamo, temperate e di media latitudine, e zone come sono per esempio la zona del Mediterraneo o altre zone molto produttive, molto importanti, sia per noi che per la produzione. Questo vuol dire che il cambiamento climatico porta con sé un effetto che è certamente grave per l'agricoltura, che è quello della riduzione della disponibilità di acqua in numerose parti del pianeta dove l'agricoltura è comunque molto importante. Naturalmente la riduzione della disponibilità di acqua non è una riduzione che tocca solamente l'agricoltura. L'acqua è utilizzata per molti scopi, a livello globale abbiamo l'utilizzazione di acqua per scopi civili, cosiddetti, per scopi industriali, per scopi agricoli. L'acqua che viene utilizzata viene divisa tra questi diversi scopi in maniera molto diversa a seconda delle zone del mondo. Qui vedete un grafico in cui viene mostrata questa ripartizione e si vede come naturalmente nelle zone più industrializzate l'impatto dell'utilizzazione industriale sia nettamente più alto dell'impatto dell'utilizzazione agricola, mentre nelle zone meno sviluppate effettivamente l'utilizzazione agricola sia maggioritaria. Il problema della riduzione della disponibilità di acqua piovana nel futuro, quindi di acqua dolce, di acqua di buona qualità, sarà legato al fatto che a causa dell'incremento della popolazione si prevede un incremento naturalmente dell'uso dell'acqua per scopi civili, ci sarà anche per seguito dello sviluppo delle esigenze della popolazione un forte incremento dell'utilizzazione della richiesta di acqua per scopi industriali. E quindi questo vuol dire che l'acqua per l'agricoltura sarà ancora più poco disponibile, nel senso che ce ne sarà di meno e ci sarà anche una forte richiesta da parte di altri settori. E quindi questo porta per l'agricoltura, la previsione per il futuro, di una situazione di disponibilità di acqua in maniera carente o comunque limitata in maniera crescente. Allora, questo è un problema perché l'agricoltura consuma molta acqua. Le piante consumano, si dice proprio così, molta acqua, perché
perché come organismi fotosintetici stabili, fissi sul terreno, hanno questo ruolo di ponte tra il suolo e l'atmosfera e hanno necessità di avere le loro cellule sempre a contatto con l'atmosfera in modo da poter consumare l'anidride carbonica naturalmente. Questa necessità porta gli organi delle piante a essere anche a contatto con l'atmosfera portando alla perdita, all'evaporazione e quindi alla traspirazione di acqua. Ecco, questo disegno si vede come sia il suolo, diciamo, in assenza di vegetazione, sia un suolo coperto di piante, come di alberi, perdono acqua. Il suolo che è coperto di piante ne perde molta di più di acqua verso l'atmosfera, perché le piante ne usano molto. Si dice che le piante consumano acqua, effettivamente, perché l'acqua che le piante consumano è quasi tutta utilizzata per permettere la fotosintesi, ma senza portare ad accumulo di crescita o di peso. In realtà un sacco di acqua, una grande quantità di acqua passa attraverso le piante. Questo è un piccolo grafico, una piccola tabella dove ci sono indicati alcuni valori molto indicativi naturalmente di quantità di acqua che viene consumata dalle piante coltivate, da alcune piante coltivate per produrre un chilo di cosiddetta sostanza secca, cioè un chilo di prodotto, diciamo così, senza contare l'acqua che è contenuta nel prodotto stesso. E si vede come la quantità di acqua che viene utilizzata sia di centinaia di volte più alta di quella che viene, della quantità di peso che viene prodotto. Ora, tenendo conto che questo peso che viene prodotto contiene una quantità di acqua che spesso, come nel caso del grano, del mais, del riso, non è superiore al 15%, questo mostra come effettivamente praticamente tutta l'acqua passi attraverso la pianta. Certamente ci sono sistemi che si stanno sviluppando e che sono molto al centro della ricerca oggi per cercare di risparmiare la quantità di acqua che le piante consumano attraverso l'ottimizzazione delle modalità di somministrazione dell'acqua, perché l'agricoltura tradizionale effettivamente di acqua ne spreca proprio tanta, perché molta acqua non arriva alle piante, viene utilizzata va a finire nelle falde, va a finire nel suolo, non viene utilizzata dalle piante. Le colture, per esempio idroponiche cosiddette in serra, che sono colture chiamate senza suolo, come questa di pomodoro che vediamo, in cui le piante sono irrigate continuamente con una quantità di acqua molto ben misurata, diciamo, e correlate ai loro consumi, sono un esempio, così come lo è l'agricoltura di precisione, che è un'altra tecnica oggi basata sugli avanzamenti tecnologici che permette di quantificare con molta precisione l'acqua che deve andare alle piante. Però naturalmente un altro lato importante, oltre a quello di ottimizzare l'acqua che diamo alle piante e che sarà essenziale per le piante che coltiveremo nel futuro, sarà quello di avere piante che in qualche modo consumano meno acqua, hanno bisogno di meno acqua. Questo è una cosa che sarà essenziale. Ora, ci si può chiedere naturalmente se le piante possono realmente consumare meno acqua, cioè quanto possono, come dire, andare avanti nel vivere in condizioni di minore disponibilità di acqua. Allora, sappiamo da tanti studi che ci sono specie non coltivate, a dire la verità, ma specie che durante l'evoluzione si sono adattate e possono vivere in condizioni di bassissima disponibilità di acqua. Ora, senza andare a parlare di cactus, naturalmente, questo che mostro è un interessante esempio perché mostra un confronto tra una pianta oggi coltivata, il pomodoro, che tutti conoscono, e un suo antenato, cioè una specie nativa, una specie selvatica di pomodoro presente nell'America meridionale, che assomiglia molto alla pianta, però alla nostra pianta, però ha dei frutti completamente diversi, come potete vedere. Questa pianta, il Solanum pennelli, questa specie, il Solanum pennelli,
è una specie che è parente del Solanum lupercum, cioè il pomodoro coltivato, oltre ad essere più piccola e avere pomodori molto più piccoli, è anche molto più resistente alla mancanza d'acqua, alla siccità. Qui si vedono delle piante rispettivamente di Solanum lupercum e Solanum pennelli in alto in condizioni irrigue, sotto si vedono delle piante a cui l'acqua è stata sottratta, non più irrigate. Si vede molto bene che mentre il pomodoro è appassito completamente, il Solanum pennelli è ancora in buon stato vegetativo. Quindi questo esempio, come tanti altri esempi, mostra che c'è un adattamento evolutivo. Le piante si sono adattate a tanti ambienti estremi e alcune si sono adattate anche agli ambienti in cui è difficile avere a disposizione l'acqua. Ma questo adattamento è un adattamento di lungo periodo, un adattamento che richiede uno sviluppo evolutivo delle piante. Su cosa è basato questo adattamento? Questo adattamento però è basato sul fatto che durante l'evoluzione alcune piante hanno messo a punto dei sistemi di reazione veloce alla mancanza d'acqua. Il fatto è che la mancanza d'acqua, salvo in alcuni ambienti particolari come il deserto, non è un fenomeno che si verifica per tutto l'anno, ma tipicamente avviene in determinati periodi, in maniera anche talvolta imprevedibile. E quindi per le piante è molto importante riuscire a avere dei sistemi di adattamento veloce, che viene di solito indicato col termine inglese di acclimazione, acclimation. Questo adattamento veloce naturalmente è molto importante in piante come Solanum pennelli, che resistono molto bene alla mancanza d'acqua, e lo è meno in altre piante. L'adattamento veloce è un fenomeno importante per le piante, un fenomeno pervasivo. Questi adattamenti oggi li possiamo analizzare a livello molecolare, per esempio attraverso la misura delle variazioni di espressione genica che abbiamo nelle piante. E questo grafico riporta il numero di geni, in questo caso di vite, la cui espressione viene modificata da un trattamento di siccità. Le barre che interessano di più sono quelle arancioni e verde chiaro, perché le altre si riferiscono a un trattamento di salinità, che però non è molto diverso, ma comunque è un altro effetto del cambiamento climatico, come già detto. Si vede che abbiamo in totale quasi più di 10.000 geni, la cui espressione viene modificata dalla siccità, dallo stress della siccità, e se consideriamo che i geni totali di vite sono meno di 25.000, questo vuol dire che più di un terzo dei geni vengono modificati. Quindi esiste una risposta. Questa risposta c'è anche, per carità, nelle piante coltivate, naturalmente. Diciamo, è molto forte nelle piante che sono molto resistenti alla siccità, c'è anche nelle piante coltivate. E è sicuramente utile, ma l'altra domanda a questo punto che si pone in generale, evidentemente, ma se le piante hanno questi meccanismi di risposta alla siccità, se possiedono queste capacità di acclimare alla siccità, dobbiamo intervenire, cioè dobbiamo fare qualche cosa? Beh, la risposta è sì, perché se no non starei a raccontare proprio questa storia, naturalmente. E questo è legato al fatto che le piante coltivate oggi, quindi non quelle native dell'America centrale o meridionale, possono certamente adattarsi a una mancanza d'acqua, però il problema è che producono di meno. Anche se non muoiono, producono decisamente poco. Quindi anche in condizioni di una mancanza d'acqua, non proprio una vera siccità, diciamo una limitazione d'acqua, le piante coltivate non si comportano come le piante adattate alla siccità, perché i loro meccanismi non sono sufficientemente forti. Questo, per esempio, in questo grafico si vede in questo progetto europeo Thomas, su cui abbiamo lavorato, stiamo lavorando sull'ottenimento di tecniche per ridurre il consumo d'acqua in pomodoro. Si vede il confronto tra la produzione in verticale e la produzione di 209 varietà di pomodoro di tante origini, in verticale quella sotto stress da mancanza d'acqua, in orizzontale quella invece in condizioni irrigue. Si vede che comunque anche per le varietà che funzionano meglio, quelle indicate coi pallini verdi, c'è una limitazione importante della produzione.
Quindi ci sono molti meccanismi che le piante mettono in opera per acclimare. Questi meccanismi possono essere più o meno efficienti. E le piante coltivate li hanno non troppo efficienti. Qual è il nostro obiettivo come ricercatori in questo campo? Naturalmente cercare di introdurre, modificare, sviluppare questi meccanismi nelle piante coltivate in modo tale che diventino più resistenti alla mancanza d'acqua, di poterle coltivare, certo non in una condizione di totale siccità, ma in una condizione in cui si possa risparmiare acqua e quindi far fronte alle limitazioni che si stanno sviluppando e che si vedranno in futuro. Ora, vorrei adesso parlare, dopo questa introduzione generale, naturalmente di un campo particolare di ricerca, quello del ricerca evidentemente, che ricade in questo campo. Cioè noi ci siamo chiesti come poter introdurre dei meccanismi di maggior capacità di reazione delle piante alla mancanza d'acqua e ci siamo concentrati su dei meccanismi che riguardano quella che spesso viene chiamata la prima linea di difesa delle piante contro la perdita d'acqua, cioè gli stomi sono delle piccole aperture che si hanno nella pagina inferiore di tutte le foglie delle piante e che permettono di far entrare aria dentro la foglia in modo da consegnare CO2 dentro la foglia, ma fanno anche sì che l'acqua evapori dentro la foglia ed esca. L'apertura degli stomi quindi regola la fotosintesi, ma regola anche la perdita d'acqua, cioè la traspirazione. E essendo questa la prima linea, una prima linea certamente importante su cui intervenire, le piante possiedono già un sistema molto efficiente di controllo di questa apertura. Questi stomi si possono aprire o si possono chiudere, come si vede dalla figura, queste aperture che sono la parte centrale circondata da queste due cellule chiamate di guardia, quindi portieri per la sicurezza della pianta, possono far sì, possono modificare la loro forma e far sì che lo stomo sia più aperto o più chiuso. Ed esistono molti sistemi di controllo, tra cui molti sono basati su un ormone, l'acido abscissico, un ormone che nelle piante viene prodotto nelle radici, come si vede in questo disegnino, e nei fusti, e viene trasportato alle foglie, che inducono la chiusura degli stomi quando manca l'acqua. Quindi esistono dei meccanismi sicuramente importanti, sicuramente no. Ma questi meccanismi possono essere ulteriormente migliorati e possono essere ulteriormente ottimizzati dall'azione di altre sostanze. In particolare, le sostanze di cui voglio parlare sono queste sostanze dal nome un po' strano, gli strigolattoni. Sostanze che sono state scoperte nelle piante alcuni decenni fa, sono state scoperte grazie alla loro capacità di segnalare la presenza delle piante nel suolo. Questo è un argomento che meriterebbe di per sé probabilmente un interessante racconto, perché la relazione tra piante e organismi, microorganismi del suolo, è complessa ed è mediata da sostanze che permettono agli uni di riconoscere gli altri. In questo caso queste sostanze sono sostanze che vengono prodotte dalle radici delle piante. Le radici delle piante le fanno uscire nel terreno, si dice le sudano, come fosse un sudore, ma non è proprio un sudore, è un'uscita dalle radici di soluti di vario tipo, acidi organici, piccole molecole, e tra questi ci sono queste molecole. Queste molecole nel suolo sono riconosciute da altri organismi e erano state scoperte perché segnalano ai semi delle piante parassite radicali la presenza di possibili piante ospiti. Per spiegarla in poche parole, ma il disegno, la foto e il disegno mostrano bene, esistono numerosissime, diverse centinaia di specie di piante che sono parassite radicali, nel senso sono piante che crescono, fanno dei bei fiori, come vedete, ma non hanno clorofilla, non fotosintetizzano perché sono parassite. Di cosa? Le loro radici si innestano dentro le radici di piante che fotosintetizzano e prendono gli zuccheri da queste piante. Ora, queste piante alla germinazione, evidentemente i loro semi hanno bisogno di sapere dove sono le possibili piante ospite e lo fanno riconoscendo gli strigolatori che sono esudati nel terreno.
dalle piante possibili ospiti. Allora, queste sostanze hanno questa storia molto interessante. La storia però si è poi evoluta e dopo questa prima scoperta, molto recentemente, una decina di anni fa, si è scoperto che queste sostanze non solo hanno un'azione nel chiamare, diciamo, nell'attivare organismi presenti nel suolo, ma sono dei veri e propri ormoni, sono dei nuovi cavalieri della tavola rotonda degli ormoni, come è scritto qui, si aggiungono a quelli già noti. Questo è stato scoperto grazie a mutanti incapaci di produrre questi ormoni nella pianta modello che da alcuni anni, alcuni decenni utilizzano i biologi vegetali, Arabidopsis thaliana. Questa figura in effetti rappresenta a destra due piantine che sono due mutanti che non sono in grado di produrre stegolattoni e che si vede sono molto più ramificati, hanno più ramificazioni laterali. Quindi questo ci dice che gli stegolattoni sono degli inibitori della ramificazione laterale. Questa cosa è sicuramente molto interessante, però che non ha ancora nulla a che fare con la siccità, ma adesso ci arriviamo. Gli stegolattoni, eccoli, questa è la foto dei protagonisti, sono delle molecole tricicliche formate anelli lattonici, sono sintetizzate dai carotenoidi, che sono i composti secondari delle piante che danno per esempio colore alle carote, attraverso l'azione di certi enzimi, per cui cito questi perché adesso poi ne parlo. Allora, cosa c'entrano gli stegolattoni con lo stress da mancanza d'acqua? C'entrano perché prima su Arabidopsis, poi su altre piante come una leguminosa o su pomodoro, si è dimostrato recentemente che i mutanti che non producono stegolattoni sono molto più sensibili alla mancanza d'acqua. In tutte queste tre figure si riferiscono a tre diverse specie, ma la situazione è sempre la stessa. Qui per esempio abbiamo piantine della pianta del wild type, cioè la pianta normale, e il mutante senza stegolattoni coltivate in presenza d'acqua stanno tutte bene, ma se riduciamo l'acqua si vede che il mutante è molto più sensibile, quindi è in secca sostanzialmente. La stessa cosa si vede nel pomodoro nel confronto con il mutante. Questi sono mutanti biosintetici, non hanno questi enzimi che servono a sintetizzare stegolattoni, e anche nella leguminosa. Il mutante non ha stegolattoni, non è molto più sensibile, quindi concludiamo che invece gli stegolattoni favoriscono la resistenza alla siccità naturalmente. Ci sono tutta una serie di altre evidenze. Allora, intanto come fanno? Beh, sostanzialmente queste sostanze influenzano l'apertura stomatica, ecco perché ci colleghiamo all'apertura stomatica. Una serie di esperimenti ottenuti nel nostro laboratorio mostrano che le piante mutanti, come per esempio questa, tengono gli stomi molto più aperti rispetto alle piante normali. Quindi questo vuol dire, sempre facendo il solito ragionamento all'incontrario, che gli stegolattoni fanno chiudere gli stomi, così come fa l'acido abscisico. In effetti anche la concentrazione degli stomi degli stegolattoni viene modificata dallo stress. In piante normali vediamo, sottoposte a mancanza d'acqua, vediamo una riduzione degli stegolattoni nelle radici e un aumento degli stegolattoni e della loro biosintesi nelle foglie. Anche questo va d'accordo con un ruolo degli stegolattoni nella difesa contro questo problema. Il trattamento con stegolattoni induce la chiusura stomatica, effettivamente. Esistono stegolattoni artificiali che vengono sintetizzati e trattando questi stegolattoni artificiali si vede che l'apertura stomatica si riduce. Quindi abbiamo un'ulteriore conferma di questo importante effetto. Questo effetto è particolarmente interessante anche perché, come dire, si propaga un po' nel tempo. Qui ci sarebbe un altro argomento molto simpatico, che va anche molto di moda in questo momento nella biologia delle piante, quello della memoria, della memoria dello stress. Le piante certamente non hanno una memoria come si intende in altri organismi, però è noto da tempo che le piante, se soggette a un certo trattamento, successivamente possono reagire diversamente, in maniera più estesa o meno estesa, o a un altro trattamento o allo stesso trattamento. Quindi in qualche modo il primo trattamento ha avuto questo effetto di
priming si dice, cioè questo effetto di induzione di maggiori o minori risposte successivamente. Un esempio del ruolo degli stimolatori in questo lo si vede per esempio nella riapertura degli stomi dopo uno stress. Se sottoponiamo una pianta a stress, gli stomi si chiudono, se la bagniamo, se la ridiamo di nuovo, gli stomi si riaprono, ma si aprono un po' lentamente. Qui si vede l'andamento, la dinamica della riapertura degli stomi. Se guardiamo la linea di mezzo, questo è uno stress, qui c'è un rewatering, come si vede, e poi gli stomi si riaprono. Allora, questi esperimenti che abbiamo fatto mostrano che se trattiamo con stigolattoni, vedete, l'apertura è molto più lenta, quindi anche, c'è anche un effetto non solo nel chiudere gli stomi, ma anche farli aprire più lentamente. E infine, l'effetto lo si vede ancora di più nel caso della vera memoria. Qui abbiamo sempre l'andamento dell'apertura degli stomi. Qui facciamo un primo stress, si vede che gli stomi si chiudono, poi dopo reirrighiamo e gli stomi si riaprono lentamente, ma si riaprono molto più velocemente nel mutante che non ha stigolattoni, indicando di nuovo che gli stigolattoni invece tengono gli stomi chiusi. Questo effetto lo si vede poi in un successivo stress, se dopo circa 3 giorni facciamo nuovamente uno stress, vediamo di nuovo questa differenza, ma ancora più grande. Le piante, in qualche modo, che dovremmo capire che qual è, hanno capito, insomma, sono più pronte a rispondere allo stress in queste condizioni. Abbiamo anche altri effetti interessanti degli stigolattoni, sempre in riferimento allo stress. Per esempio, questo l'abbiamo fatto in pioppo, sempre con mutanti. Si è visto che i mutanti hanno una variazione della larghezza dei vasi che trasportano l'acqua, dei vasi xilematici. Questo è importante perché la dimensione dei vasi xilematici tende a essere correlata con la possibilità che questi vasi vengano occupati da bolle d'aria. Siccome il movimento dell'acqua nei vasi xilematici è dovuto a una tensione, cioè l'acqua viene tirata dalle foglie, se si formano delle bolle d'aria, la cosiddetta embolizzazione, il vaso non funziona più. In effetti nei mutanti abbiamo una embolizzazione maggiore, questi sono i due mutanti rispetto al controllo rosso, questo è dimostrato in vari modi, con misure dirette a diversi potenziali, a diverse disponibilità di acqua. Quindi questo mostra come anche qua ci sia un interessante effetto, perché riducendo allora, i mutanti hanno più embolizzazione, quindi gli stigolattoni riducono l'embolizzazione, e questa è un'altra forma di difesa, perché riducendo l'embolizzazione fanno sì che in condizioni difficili le foglie comunque riescano a continuare a portare su acqua, a tirare su acqua dalle radici, e questo limiti i rischi di crisi a cui possono andare incontro. Naturalmente poi noi ci dedichiamo molto a cercare di capire quali sono i meccanismi attraverso cui ciò avviene. Qui ci sarebbero tante cose da dire, ma forse la cosa più interessante da dire è che alla fine noi vediamo che le piante che mancano, per esempio, gli stigolattoni, tengono gli stomi più aperti, ma li tengono più aperti anche se le trattiamo con acido abscissico, che notoriamente fa chiudere gli stomi. Quindi quello che abbiamo pensato è che l'azione degli stigolattoni può essere un'azione che modifica la sensibilità all'acido abscissico. I mutanti sono meno sensibili all'acido abscissico, per cui gli stigolattoni aumentano la sensibilità all'acido abscissico. Questo può avvenire in tanti modi. Diciamo che un modo interessante, una delle cose che stiamo seguendo, che sono molto interessanti, è il trasporto dell'acido abscissico. L'acido abscissico viene trasportato attraverso le cellule per arrivare fino alle cellule di guardia, agli stomi, che fa chiudere. L'acido abscissico viene sintetizzato nelle cellule vicine ai vasi cinematici, quindi deve uscire per arrivare lì. E ci sono dei trasportatori come questo ABCG25. ABCG25 è un trasportatore dell'acido abscissico, e quando è localizzato nel plasmalemma o quando è sovraespresso, si ha una chiusura degli stomi sostanzialmente, perché l'acido abscissico esce più facilmente. Nella figura di sinistra si vedono delle piante poi che sovraesprimono questo trasportatore, e fotografate nell'infrarosso mostrano temperature
più alte, perché questo è dovuto a una variazione della traspirazione, cioè più acido abscisico fa più degli stomi, c'è meno traspirazione, la foglia si raffredda di meno, le foglie sono più calde. Le figure di destra invece rappresentano la localizzazione cellulare, vedete queste linee verdi rappresentano le membrane, questo ABCG25 sta lì. Si sa che ABCG25 va nelle membrane, perché come tutte le proteine di membrana degli eucarioti può stare nel reticolo endoplasmatico o può stare nella membrana, e in questo caso la localizzazione della membrana è più alta in presenza di acido abscisico, il che ha senso, l'acido abscisico induce un accumulo del suo trasportatore nella membrana per farlo uscire. Abbiamo fatto trattamenti con strigolattoni e abbiamo visto che c'è lo stesso effetto, cioè questo trasportatore va nella membrana, quindi l'acido abscisico esce più facilmente e raggiunge gli stomi. In questo modo questa potrebbe essere una via attraverso cui i strigolattoni possono indurre una maggiore sensibilità all'acido abscisico, cioè parità di concentrazione dell'acido abscisico, rendendolo più efficace e quindi far chiudere gli stomi più velocemente. Allora, per concludere, non si può non parlare di applicazione degli strigolatori in agricoltura, di fronte all'Accademia di Agricoltura, ma credo che questo possa essere interessante per tutti. L'agricoltura è sempre la ricerca di tecnologie, di sistemi che la rendano sì più produttiva, ma anche più sostenibile, della verità. E qui entrambe le cose devono essere affrontate, perché la produzione con meno acqua è sia uno scopo produttivo per sfamare il mondo, ma sia anche uno scopo di sostenibilità, per consumare meno di questa preziosa risorsa. Strigolattoni potrebbero essere molto interessanti, non ci sono in realtà molti sistemi, diciamo, molti ormoni, molti trattamenti che si possono fare per rendere le piante più resistenti allo stress idrico. Si può usare l'acido abscisico in teoria, però l'acido abscisico è molto costoso e non ha delle applicazioni generali da questo punto di vista. Strigolattoni possono averlo, non possono? Beh, potrebbero, naturalmente. Ci sono effetti importanti, sicuramente aumentano la tolleranza allo stress idrico, come ho raccontato fino adesso. Ci sono grosse aziende multinazionali che sono interessate agli strigolattoni perché favoriscono e sincronizzano la germinazione dei semi, per esempio del mais. Abbiamo anche dimostrato che accelerano la fioritura in certe specie come il pomodoro. Quindi sono sicuramente interessanti e effettivamente ci sono brevetti, ci sono aziende, tra cui ci siamo anche noi, insomma, ecco, diciamo così. Allora, non è fattibile sicuramente la possibilità di usare strigolattoni sintetici in agricoltura, perché il loro costo è eccessivo. Noi abbiamo messo in piedi qualche anno fa uno spin-off che si chiama Strigolo, perché produce strigolattoni, sostanzialmente per scopo di ricerca e, diciamo, hanno un costo elevato naturalmente, però quello che la direzione in cui ci sta muovendo è la prima, come sta facendo Syngenta per esempio, di ricercare degli analoghi chimici che costano poco, che possano essere prodotti a prezzo relativamente basso. C'è molta ricerca da questo punto di vista. Dall'altra parte c'è un'altra linea di azione che stiamo seguendo, perlomeno abbiamo questa linea di ricerca insieme a Strigola, di ottenere degli estratti vegetali da tessuti vegetali, possibilmente magari anche utilizzando, come dire, contribuendo alla bioeconomia, che siano arricchiti naturalmente di strigolattoni che possano essere utilizzati come, diciamo, biostimolanti o comunque sostanze che favoriscono la resistenza allo stress o altri aspetti nelle piante coltivate. Con questo concludo e le conclusioni sono naturalmente che gli strigolattoni potrebbero essere importanti, sicuramente sono uno dei tanti tool, dei tanti strumenti che si stanno studiando per cercare di arrivare a costruire queste piante del futuro e questa agronomia del futuro. E questo si è fatto attraverso trattamenti o attraverso modificazioni genetiche, lo vedremo. Sono molto difficili, se non impossibili. I trattamenti mirati invece sono una tecnica che può essere applicata senza problemi di sostenibilità, in questo caso socioculturale, evidentemente. Con questo ringrazio. C'era ancora l'ultima diapositiva, scusate, col mio gruppo in versione online con il riconoscimento ai progetti europei che
finanzia la nostra ricerca. Grazie. Grazie, grazie a te. E anche qui hai fatto un quadro evidentemente degli effetti sull'agricoltura non propriamente positivi dei cambiamenti climatici, quindi evidentemente questa questione dei cambiamenti climatici è una cosa che, come dire, lo sappiamo già, ma avete sottolineato tutti e tre con grande efficacia. Io volevo fare una domanda all'amico Paolo Vinis, siccome ci interessiamo di salute, quindi se puoi dare una risposta. Con tutti questi problemi che abbiamo sulla salute dei cambiamenti climatici, è difficile fare una gerarchia, no? Nel senso, qual è l'argomento più importante, quello che è meno importante. Esiste una strategia mondiale, non solo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato qualche strategia di priorità riguardo a questi problemi, o li affrontiamo tutti insieme con meno scarsi risultati? Una domanda difficile. L'OMS ha effettivamente una sezione che si occupa dei cambiamenti climatici, peraltro una sezione abbastanza piccola, la numerosità dei ricercatori è scarsa, e hanno rilasciato svariati documenti, linee guida. Gli effetti sulla salute dipendono molto dal fatto che consideriamo paesi in via di sviluppo o paesi ricchi, perché nei paesi in via di sviluppo ci sono effetti come la siccità, che hanno degli impatti enormi sull'agricoltura e quindi anche sulle migrazioni o addirittura sulle guerre. Pensiamo alla guerra in Sudan qualche anno fa, che è stata legata al cambiamento climatico, ma d'altra parte anche alla siccità. Anche in Medio Oriente diversi fenomeni politici sono stati legati a un aumento del prezzo del pane e quindi indirettamente alla siccità in certe aree del continente. Quindi nei paesi di sviluppo probabilmente le priorità sono, è come sempre difficile stabilirle, però probabilmente la siccità e l'impatto sull'agricoltura e però anche la disponibilità di acqua. Poi le malattie infettive, forse non al primo posto, però la diffusione della dengue, della malaria e di altre malattie. Noi siamo meno affetti attualmente dal cambiamento climatico, siamo affetti attraverso le ondate di calore che si presentano periodicamente, però abbiamo anche una maggiore capacità di resilienza e di risposta, perché ci sono dei piani per rispondere alle ondate di calore che sono stati almeno parzialmente efficaci per ridurre la mortalità a partire dal 2003. E poi siamo interessati alla diffusione di certe malattie infettive che prima non esistevano, pensiamo alla chikungunya, però sono fenomeni relativamente marginali ancora. Ci sono azioni anche in paesi europei, Francia, Inghilterra, Germania, e diciamo che la grossa differenza rispetto ai paesi in via di sviluppo è la capacità di resilienza. In generale nei paesi in via di sviluppo i fenomeni sono più gravi e naturalmente tutti prevedono grandi migrazioni climatiche nei prossimi decenni. Grazie, vedo una mano alzata. Carlo Girardi vuol fare una domanda? Devi mettere il microfono, però devi attivare l'audio se vuoi fare la domanda. Ok. Grazie. Sono socio dell'Accademia di Agricoltura e giardinario di farmacologia e preside di medicina veterinaria. Riguardo alla domanda che ha fatto sugli aspetti sanitari, volevo sottolineare degli aspetti che riguardano anche i nostri climi, i nostri ambienti. Le malattie da vettori, malattie da vettori che possono riguardare sia gli animali ma anche l'uomo. Pensiamo alla leishmaniosi, che un tempo alle nostre latitudini non erano assolutamente presenti e adesso invece sono presenti in modo molto rilevante. Questo sia appunto, ripeto, per malattie che riguardano solo gli animali come la Blue Tongue, oppure malattie che possono riguardare sia gli animali, cani e gatti, la leishmaniosi, ma anche l'uomo. E quindi ci sono anche questi problemi. Poi per quel che riguarda il consumo di carne, certamente crea i problemi che ha ricordato il professor Vinais,
Certamente nei paesi evoluti come il nostro il consumo di carne è molto diminuito. Si è spostato poi da diminuito molto il consumo di carne bovina, è aumentato quello di carne suina e di polli, eccetera. Penso che sarà difficile per quel che riguarda i paesi che si stanno sviluppando far sì che non ambiscano a consumare più carne. Anche lì, come abbiamo visto per l'agricoltura, bisognerà spingere la ricerca per individuare dei sistemi di allevamento che comportino minor consumo di acqua e minor produzione di metano. Comunque, complimenti ai relatori. Grazie del commento. Se qualcuno vuole intervenire ancora lo può fare, se no, se non vedo mani alzate, non vedo domande. Se i relatori sono d'accordo, io chiuderei qui questa riunione, ringraziando intanto tutti quanti, anche a nome dei colleghi presidenti Enrico Gennaro e Massimo Mori, che sono ancora presenti. Devo dire che la riunione è andata molto bene per il numero di partecipanti, ovviamente variabile, ma è molto confortante perché sono oltre 125, abbiamo avuto punte di oltre 125, quindi non sarebbero stati contenuti nell'aula di Via Po, perché ne tiene soltanto 100. Però questo vuol dire che effettivamente, nonostante la pandemia, nonostante tutto, insomma, si riesce ancora a tenere dei contatti. Noi facciamo quello che possiamo, come le altre due accademie, cerchiamo di mantenere i contatti via web, avendo a mira fondamentalmente la sicurezza dei nostri associati, dei nostri amici, della gente che ci segue. Speriamo che questa situazione abbia a evolversi in senso positivo in breve tempo e in attesa ovviamente noi continueremo con queste riunioni che ovviamente hanno i loro limiti ma certamente anche qualche vantaggio. Con ciò io concludo la riunione, ringrazio i relatori, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, ancora quelli che sono attualmente ancora al desk e vi auguro una buona serata. Grazie, arrivederci. Bene, grazie, arrivederci. Ciao a tutti. Ciao. Salve.